iniziata oggi in tutta Italia la fase 2, una giornata contrassegnata complessivamente da maggior traffico di auto, poche code ordinate e nelle grandi città dalle stazioni metro poco affollate. Oltre 4 milioni di persone tornano a lavoro principalmente nell'industria manifatturiera, delle costruzioni e del commercio all'ingrosso legato ai settori in attività. Riprendono le attività di bar e ristoranti, ma solo in modalità consegna a domicilio o a sporto. Sono permesse inoltre le visite ai congiunti, termine intorno al quale si è tanto discusso in questi giorni e che definisce, come infine chiarito il governo nel fine settimana, i coniugi, le persone legate da rapporti di parentela, affinità e unione civile, e le coppie di fatto. Non sono dunque inclusi gli amici. È ora permesso circolare all'interno dei territori regionali e nel caso si debba tornare alla propria residenza anche al di fuori della regione. Riaprono al pubblico anche parchi e giardini, ma non le aree gioco per i bambini. Inoltre da oggi è consentito uscire per praticare attività motoria anche lontano dalla propria abitazione. Una parziale ripartenza che non deve far perdere di vista nessuno che l'obiettivo è quello di liberarsi il prima possibile dal virus, dunque adottando sempre comportamenti prudenti e responsabili. Come mai prima il futuro del paese sarà nelle nostre mani. Più saremo scrupolosi e prima potremo riconquistare altri spazi di libertà. Non sperperiamo quello che abbiamo faticosamente guadagnato in 50 giorni, ha scritto ieri sul social il premier Giuseppe Conte, che sottolinea anche quanto in questa seconda fase dei provvedimenti anticontagio sia importante essere un paese compatto nell'adottare comportamenti responsabili, perché da ognuno di noi dipende la salute dell'intera comunità. Sono fiducioso, insieme ce la faremo. Il futuro del paese è nelle nostre mani, conclude il premier.